Allora, rispetto alla mobilità, prima di tutto va cancellata una legge ingiusta, perché la cosa che tutti devono sapere, e se non lo sanno lo voglio ricordare, è che il vincolo triennale sulla mobilità è frutto di una norma di legge. Noi con il contratto purtroppo non possiamo derogare la legge, l'unica cosa che possiamo fare è allargare le maglie in alcune condizioni e l'abbiamo fatto. Dopodiché abbiamo in questi mesi chiesto in tutti i provvedimenti, incluso la legge di bilancio, che il vincolo triennale venisse cancellato. Non è accaduto. Allora, noi stiamo pensando anche di rivolgerci alla Commissione europea perché ci viene detto che è una previsione legata al PNRR. Non ne siamo convinti, però faremo anche questo passaggio. Ma è bene sapere che in primo luogo chi ha responsabilità politica a partire dal governo deve farsi carico di questo tema. Dopodiché noi oggi chiudiamo un contratto che da questo punto di vista fa qualche avanzamento, gli unici possibili nell'arco e nell'ambito delle norme. Siamo molto contenti di chiuderlo oggi, ma allo stesso tempo diciamo che domani manderemo la disdetta, perché è bene che oltre alle questioni normative si ricordi che la vera emergenza è precarietà e salari, e su questa partita noi vogliamo giocarci il prossimo rinnovo contrattuale.